fondi neri usati per scopi privati e illegali da qualche dirigente degli 007 o normale gestione di miliardi per operazioni segrete. Le inchieste della magistratura per appurare dove sono finiti i soldi del SISDE rilancia la discussione sulla riforma dei servizi segreti. Ne parleremo tra poco a Linea Notte dentro la notizia con Ugo Pecchioli, presidente del Comitato Parlamentare per i Servizi di Informazione e Sicurezza, e con Egidio Sterpa, che fa parte dello stesso comitato. A tra poco con Linea Notte dentro la notizia. Io vivo con il mio tempo, con il progresso, la performance. Per la mia pelle ho scelto l'idratazione del futuro. Hydroactive di Plenitude, trattamento di idratazione continua. Scoperta dei laboratori L'Oreal. Hydroactive idrata molto più di un classico idratante e la sua azione è continua. I test lo dimostrano. Idratata continuamente, la mia pelle prepara ogni giorno la giovinezza di domani. Hydroactive Plenitude L'Oreal. L'idratazione continua per ritardare gli effetti dell'invecchiamento. Da quando in frigorifero c'è la nuova spremuta Santal, non c'è più bisogno di spremere. Basta aprire il tappo sigillato e versare per riscoprire tutto il gusto del succo delle migliori arance rosse di Sicilia e delle migliori arance bionde. Allora, invece di spremere, mettete in frigo la spremuta Santal, perché come spreme Santal, non spreme nessuno. A sole 2.890 lire al litro. Ultimissime Nuvemia. Incredibile ma vero, Nuvemia Ultra è sottilissimo. 2 millilitri di spessore, straordinario potere assorbente. Nuvemia Ultra, il sottilissimo. C'è un gusto nuovo, che ti rinfresca fuori, che ti rigenera dentro. C'è Nestì, il nuovo tè freddo. Nestì, dentro la freschezza. Dal mondo di Villa Berloni, Cucine Berloni. Una bellezza, forte più del tempo. E disse al lupo, che orecchie grandi che hai, per sentirti meglio. E tu, nonna, che fustino grande che hai. Ah, è un nuovo ace, per te che ami detersivi tradizionali. Oh, finalmente, grande come il mio. Sì, e colazione del candeggiante. Guardate, anche sulle macchie più difficili, ace è davvero efficace. Ogni macchia è sparita, tutto è pulito, ace è grande. Detersivo ace, compatto o tradizionale, per un pulito senza ombra di macchia. All I know for fear, keep on sharing.
Arrivati 9 pinguino per amici? Sì, pinguino super elettronico a due marce. Fa freddo se va ad aria, super freddo se va ad acqua. Freddo, super freddo. Pinguino split, invece, è per i grandi ambienti. Hanno il clima automatico, decidono la temperatura ideale. Telefonare, amici. Poi sono grigio, telefono. Tutti volere pinguino DeLonghi. Pinguino DeLonghi, numero uno al mondo. Peugeot 106. Beh, la conosciamo tutti. Sappiamo tutti quanto sia pratica e scattante, sicura e spaziosa. L'ideale in città. Ma non tutti sanno che della 106 ora c'è anche una serie limitata. Peugeot 106 Meeting. Da 13.700.000 lire chiave in mano. Un'auto famosa in versione speciale. Peugeot 106. Tua. Con solo il 20% d'anticipo, il resto a tasso zero. Oggi, con Biopresto Eco Ricarica, troverai la scatola di latta che resiste, protegge e salva il tuo spazio. Affrettati però, l'offerta è limitata. Il primo delicato? Johnson's Baby Shampoo. Riscopri ogni giorno delicatamente la bellezza naturale dei tuoi capelli. E da quest'anno Johnson's Baby Shampoo è in buona compagnia con i nuovi alle erbe, alla camomilla e al miele. Johnson's Baby Shampoo. Naturalmente quello delicato. Buonasera. A Tokyo i leader dei 7 paesi più industrializzati hanno aperto il loro 19° vertice con un primo buon risultato, l'accordo per sbloccare le trattative sul commercio internazionale. Saranno ridotte o eliminate le barriere doganali in 18 settori di scambio. Si discute l'attuale crisi dell'economia internazionale e si cerca un rilancio della crescita anche attraverso la riduzione dei tassi di interesse, il contenimento delle spese e la flessibilità del mercato del lavoro. Il Presidente del Consiglio Ciampi ha incontrato il Presidente americano Clinton, al quale ha illustrato le riforme politiche ed economiche intraprese in Italia. Positivo il commento del capo della Casa Bianca. L'amministratore delegato della Fiat, Cesare Romiti, sarebbe indagato dalla magistratura con l'ipotesi di violazione della legge sul finanziamento dei partiti. Romiti è stato interrogato per alcune ore in una località tenuta segreta dai magistrati Scardulla e Maddalena. L'interrogatorio dell'amministratore delegato Fiat sarebbe da mettere in relazione ad alcune dichiarazioni rese dai deputati socialisti Giusi Laganga e Giuseppe Garesio in relazione alla Tangentopoli torinese. Garesio avrebbe spiegato quali erano i rapporti tra la Fiat e il PSI e qual era il meccanismo di finanziamento al partito. Romiti avrebbe respinto ogni ipotesi di violazione alla legge sul finanziamento dei partiti. A Palermo saranno rafforzate le misure di sicurezza per i magistrati del pool antimafia. È stato deciso stamane durante il vertice a Palazzo di Giustizia tra i giudici e il capo della polizia, Parisi. Altri 500 uomini delle forze dell'ordine saranno inviati nel capoluogo siciliano, oltre a sofisticati strumenti per scoprire l'eventuale presenza di esplosivo. Saranno aumentate le scorte ai magistrati più a rischio e intensificati i controlli attorno al Palazzo di Giustizia. La magistratura di Bolzano ha formulato l'ipotesi di disastro colposo per i conducenti dei pullman e dell'auto del disastro in Valbadia. Stamane sono stati recuperati anche i corpi delle due persone date per disperse. Giornata straziante per i parenti delle 18 vittime e dei 22 feriti. La camera ardente per le vittime è stata allestita a Brunico. 9 feriti sono stati intanto già dimessi, mentre per